Il piano asfaltature di Fano è quasi ultimato. Solo una piccola parte del lotto 3 deve essere ultimata. Manca però un segmento importante della città, le strade di Fano 2. Un quartiere che aspetta da tempo questo intervento, le cui condizioni della strada di ingresso al quartiere sono state oggetto anche dei nostri servizi in passato per le pessime condizioni in cui versa. In alcuni punti i crateri e gli avvallamenti impongono alle auto quasi di fermarsi, una situazione parcheggi anche precaria. Sono queste le urgenze maggiori. Ora via Guarnieri e via Morani entro giugno avranno un nuovo manto, ma sono anche altre le problematiche che verranno prese in esame per una pianificazione organica degli interventi. Adesso è il tempo di Fano 2 che ha tutta la nostra attenzione. Partiamo con questo intervento di rifacimento del manto stradale perché era in una situazione poco decorosa. Era un'esigenza sentita da tanti anni, ovviamente è un quartiere che ha anche altre esigenze, a cominciare dalle aree verde che vanno risistemate. E la situazione anche dei parcheggi che meritano un'attenzione, anche se la questione non è di facile soluzione in quanto non ci sono terreni pubblici intorno. Il lavoro strutturale sulle strade sta dando i suoi frutti. Da 578 cause per danni alle autovetture a causa delle strade rotte dal gennaio 2012 siamo scesi a 142 a dicembre 2016. Questo intervento, assieme a tutto lo sforzo progettuale di questo piano urbanistico della città concertato con la collaborazione dell'Università di Urbino, sarà illustrato presto in un incontro pubblico. Presenteremo il lavoro fatto, i risultati e anche le problematiche riscontrate il 23 marzo ad un convegno organizzato insieme a dei partner privati, ma insieme all'Università degli Studi di San Marino e insieme all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro Urbino presso la Sala Verdi, dove interverranno le persone che hanno lavorato su questo piano, ma anche tecnici che vengono da fuori per illustrare quali sono le problematiche, quali sono le soluzioni previste anche fuori dalla città di Fano, la provincia di Pesaro Urbino. Un quartiere, questo adiacente al centro città, che non vuole essere solo un dormitorio, ma un segmento vivo e pulsante della città, con attività commerciali, una piazza frequentata, viva e piena di iniziative e cittadini attivi, e dove si respira aria di buon vicinato. Del resto, la vocazione pluralistica del quartiere la si percepisce anche per la presenza dell'unica moschea in città.